quando mi accorgo che siamo partiti, comincio a parlare e do il benvenuto. Ok, siamo in diretta, buona serata a tutti. Io sono Enzo Ferrara del Centro Studi Sereno Regis e questa sera ho qui come ospiti Rita Vittori, che è un'insegnante e fa parte del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Sereno Regis. Poi abbiamo Guido Montanari, autore del libro Torino Futura, riflessioni di un ex vice sindaco, appunto per la sua diciamo, figura come ex vice sindaco della città di Torino e anche docente al Politecnico di Torino, Guido. Con lui, con Guido Montanari, interloquiranno Tommaso Bobbio, che è un amico del Centro Studi Sereno Regis ed è docente di antropologia legata ai popoli dell'Est, dell'India in particolare, e Paolo Manzone, che attivista dei diritti umani, qua oggi come responsabile dell'associazione Johar, che si occupa di migranti, di persone diciamo in difficoltà. Siamo contenti di provare a discutere di questo libro che racconta come vorremmo, come potrebbe essere Torino, ma racconta anche un'esperienza importante, appunto, come vice sindaco di una delle città più importanti d'Italia. Lascio la parola a Rita, se per cortesia ci introduce alla tematica e ci spiega anche perché il Centro Studi Sereno Regis ha oggi deciso di provare a fare questa presentazione. Grazie, Rita. Buonasera a tutti. Allora, quando è arrivata la proposta di Guido Montanari di presentare il suo libro, siamo stati molto molto contenti di accoglierlo, di dargli uno spazio, perché come Sereno Regis siamo inseriti ovviamente nel tessuto sociale di Torino, ne viviamo sia le contraddizioni che le lotte. E anche perché abbiamo Guido Montanari, con Guido Montanari siamo stati anche compagni di lotte per Salviamo il Paesaggio in tematiche ambientali. Quindi abbiamo sentito comunque una sintonia tra la tensione ideale di Guido Montanari e la nostra, diciamo, mission. Volevo presentarvi, dirvi due cose sul libro, perché prima di parlarne, almeno sapere come è strutturato. Il libro è un libro molto interessante perché restituisce della città di Torino uno sguardo che è tridimensionale e che ovviamente fa parte dell'esperienza di Guido Montanari, perché Guido Montanari, come diceva Enzo, è un docente universitario ed è attento alle trasformazioni del territorio e alla valorizzazione del patrimonio architettonico ambientale. Ha avuto questa esperienza da amministratore pubblico, dove ha cercato di concretizzare alcune tensioni ideali e un mandato anche amministrativo con cui si era inteso con la sindaca Chiara Appendino, e ha vissuto anche, diciamo, il contrasto e la lotta e diciamo, la difficoltà nel portare avanti questa sua visione. E poi, come ultimo, come attivista di movimenti ed è cofondatore, ricordiamo, di Salviamo il Paesaggio e tra i promotori del comitato Non grattiamo il cielo di Torino. Quindi un'esperienza, come dire, variegata e attento alle tematiche ambientali. Allora, questi tre sguardi si intrecciano nei vari capitoli e vanno un po' a rileggere la città di Torino, soprattutto anche dopo
l'esperienza della pandemia, che non è ancora finita, abbiamo ancora in corso, però è già un primo tentativo di rileggere i nuovi bisogni. Ed è anche un libro che affronta non solo le tematiche legate ai suoi assessorati, che erano le deleghe, se non ricordo male, all'urbanistica, ai lavori pubblici, diciamo, alle tematiche ambientali. All'edilizia privata. All'edilizia privata, esatto. Edilizia privata. Ma dà anche una visione su una Torino che vede sempre più rosicati tutti i diritti alla salute, alla casa, al lavoro, al sostegno delle fasce deboli e agli invisibili, che è una nuova categoria che sta entrando, diciamo, all'attenzione dei vari studiosi, e questi sono diritti che sono sempre più dichiarati e meno praticabili e praticati. Ovviamente tutto ciò è rivisto alla luce poi dei valori con cui anche il Sereno Regis si identifica, cioè la sostenibilità in quanto attenzione al consumo del suolo, all'attenzione alla salute dei cittadini come qualità dell'aria, ad una mobilità non centrata solo sull'uso dei mezzi privati, sulla salvaguardia pubblica del patrimonio culturale e architettonico, che è sempre più a rischio di privatizzazioni progressive. Quello che mi ha colpito di questo libro è che riesce a mettere insieme e a illustrare, da una parte, lo stato di fatto che Guido Montanari ha trovato quando ha ricevuto l'incarico da Chiara Appendino, e dall'altra tutte le azioni che lui ha cercato di mettere in piedi per operare quelle trasformazioni nel tessuto urbano della città, alla luce proprio della riqualificazione e ampliamento del verde a disposizione dei cittadini, della limitazione del consumo di suolo attraverso la revisione, per esempio, del piano generale, e soprattutto mettendo in evidenza una metodologia nuova, cioè la consultazione dei cittadini. Nel libro lui racconta quante assemblee ha fatto per, diciamo, attivare anche dei saperi che sono nascosti nel territorio, in modo che la progettazione di alcuni giardini, di alcune, fosse proprio su misura dei bisogni dei cittadini. Dall'altro, diciamo, l'altro punto di vista che lui ci offre è lo scontro con alcune forze, forse sottovalutate dallo stesso Montanari prima di accettare l'incarico, come per esempio il famoso sistema Torino, che è questo intreccio di gruppi di potere che all'origine erano eterogenei, ma poi di fatto negli anni si sono intrecciati e hanno interessi comuni, per cui hanno anche degli obiettivi comuni. Una burocrazia, diciamo, affaticante, che rende spesso impossibile bloccare dei progetti precedentemente attivati e avviare in modo, diciamo, visibile e no, in poco tempo dare gamba a quelli su cui si sta lavorando. Poi abbiamo da una parte un conflitto più prettamente politico con la sindaca e il Movimento 5 Stelle, di cui si parla all'interno del libro, e dall'altra parte anche una campagna mediatica di critica a tutto l'operato della Giunta.
E questo libro restituisce un po' anche, fa giustizia di tutto ciò che comunque è stato fatto ed è rimasto nell'ombra e pochissimi cittadini avevano la possibilità di sapere. E in ultimo, un altro lato positivo di questo libro che offre una serie di proposte organiche sulla base appunto della sua esperienza, come la città di Torino può portare avanti i cittadini e le forze politiche, perché il suo libro, lui dice lui stesso, è a disposizione di tutti, possa far tesoro, diciamo, delle sue proposte per portare avanti questa idea organica di una Torino multicentrica, dove le risorse e i servizi sono al servizio della collettività. Non ultimo, aggiungo, è un po' amaramente un libro che ancora una volta però racconta come la grande spinta che arriva dal basso ad una politica di trasformazione, che sia una politica che vada incontro alla tutela della vita e dell'ambiente, venga un po' neutralizzata da una serie di da una politica che a volte non ha il coraggio e una visione, non ha il coraggio di fare delle azioni che pensava prima di poter fare, e anche una visione profetica per non cedere di fronte al problema del risanamento del bilancio comunale, delle pressioni di vari gruppi, di varie forze finanziarie che poi detengono la capacità di indirizzare indirettamente le scelte politiche di un'amministrazione. Vorrei dire anche che rimangono delle ferite aperte nella città, come la questione dell'acqua pubblica, la linea Torino-Lione, non ultimo il caso della Cavallerizza Reale, che è inserita nel patrimonio UNESCO delle residenze reali, però è in questo momento oggetto di raccolta firme per evitarne la privatizzazione in gran parte. E un'altra domanda anche rimane aperta: quanto l'alleanza tra pubblico e privato possono garantire un uso effettivamente pubblico e democratico di un bene culturale o di uno spazio? Questo è un po' emerso anche tra le righe del libro. Poi sappiamo che nel 2019 è terminata l'esperienza di Guido, e vorrei terminare questa, diciamo, introduzione con la domanda con cui lui finisce la sua introduzione. È possibile in una società dominata dal profitto portare avanti riforme urbane democratiche? E con questa domanda adesso lascio la parola a Tommaso e a Paolo, in modo che mettano ancora più carne al fuoco di questo dibattito. Grazie Rita, grazie mille Rita. Sì, allora, il Centro Studi Sereno Regis è un luogo di questa città, di dibattito, anche di contraddizioni, noi stessi, e come ha detto Rita, noi non soltanto siamo coinvolti nella raccolta firme, ma addirittura il Centro Studi Sereno Regis è la sede del comitato, e la sede del comitato è fisicamente la sede del comitato per la raccolta firme del referendum. Passo la parola rapidamente, ma faccio due considerazioni. La prima è che a Torino c'è una chiesa, la Gran Madre, che è stata costruita fra il 1818 e il 1835, e sullo stipite della chiesa c'è una frase che dice: Ordo populusque Taurinus ob adventum regis, magne matri grata filia. Era la dedica dopo la restaurazione, dopo il congresso di Vienna, per il ritorno del re,
l'ordine, cioè i nobili, il potere e il popolo insieme, in teoria, avrebbero scritto, dedicato questo battistero, questa chiesa, alla Gran Madre Francia, e la figlia riconoscente sarebbe stata l'Italia. A indicare il fatto che ordo populusque, magne madri, madre, cioè madri e figlie, non sempre si sovrappongono, nel senso che può accadere che in un'intera città ci siano una comunità, un establishment, due mondi completamente diversi che non si incontrano mai. I torinesi, che magari masticavano poco il latino, tradussero quel magne matri grata figlia con la madre magna e la figlia si gratta. A indicare che sovente, anzi in questi ultimi periodi sempre di più, politica e comunità, establishment e comunità non dialogano. Ecco, noi questa sera vorremmo proprio fare esattamente il contrario, trovare un'occasione di dialogo e anche di, per fare un po', non dico chiarezza, ma almeno cominciare a dibattere su alcuni temi, tenendo conto che a Torino poi succedono anche delle cose. Noi siamo gli ultimi primo maggio, oggi è il 29 aprile, gli ultimi primo maggio torinesi non sono stati particolarmente tranquilli e sereni, e anche il prossimo, devo dire, non ci mette tanto tranquilli rispetto a quello che potrebbe accadere in una piazza e in una comunità non particolarmente serena in questo periodo. Allora, partendo dagli ultimi, Paolo Manzone, comunità Joar, ma anche comunità Iatra, che ti occupi un po' come Tommaso di popolazioni e di mondi lontani. Quali sono, secondo te, secondo anche legati alla tua esperienza, mi permetto di dire, dell'accoglienza legata agli ultimi, quali sono le osservazioni, domande, anche posso dire anche apprezzamenti eventualmente che puoi fare a Guido, per cortesia? Grazie, spero che sentiate. Buongiorno innanzitutto a tutte e a tutti. Ringrazio Sereno Regis per questa possibilità di dialogo. Noi siamo una piccola realtà, una piccola cooperativa sociale, una piccola associazione di volontariato. Lavoriamo da 15 anni a Torino, però secondo me, andando a cercarci le tematiche più difficili, più importanti che in questo momento colpiscono la realtà torinese. Uso il termine colpiscono perché sono realtà che spesso sono drammatiche. Ci sono tanti temi di cui appunto mi piacerebbe parlare con il potere. E, diciamo che principalmente sono due. Uno è l'utilizzo di spazi comuni per attività sociali, che come cooperativa Joar abbiamo tentato di fare in questi 6 anni, ma magari ne parliamo dopo, questa possibilità dell'utilizzo di spazi pubblici per ridare un legame al territorio e per dare possibilità a valorizzazione di attività di commercio e di artigianato. Un commercio che potrebbe essere un commercio ecosolidale e quindi un lavoro con l'India importante, che potrebbe segnare anche un lavoro sul commercio, e un contatto sociale di, ne parla spesso Guido del suo libro, di incontro fra giovani, bambini, migranti della realtà. Questo è un tema, però adesso vorrei fare solo un intervento sul secondo tema, che è quello della migrazione. O comunque delle categorie fragili, perché in questo momento, soprattutto dopo il Covid, separare migranti da persone che vivono nel precariato non ha nessun senso. Ci sono persone italiane, non migranti, che vivono in situazioni di casa, lavoro, diritti assolutamente precarie. Io quando ragionavo sul libro di Guido e ragionavo sullo stimolo che potevo dare in questa serata, mi rendevo conto che lo scenario
su cui bisogna ragionare è uno scenario molto più ampio. Il precariato del lavoro non dipende dal Comune di Torino, il precariato dei diritti alla casa non dipende dal Comune di Torino, il precariato dei diritti che hanno in questo momento i migranti e hanno avuto soprattutto nell'epoca Salvini in maniera rilevante non dipende dal Comune di Torino, ma il Comune di Torino in qualche modo deve confrontarsi con questa realtà e, a parer mio, deve trovare delle soluzioni. Io parto da un'esperienza, che è quella che stiamo portando avanti in questo momento come cooperativa, di accoglienza migranti, che non è un'accoglienza, se volete, in qualche modo strutturata e facile come potrebbe essere quella dei CAS, dei richiedenti asilo, o degli SPRAR, portati avanti dal Comune in questi anni, secondo me, devo dire, con un'attenzione, una ricerca di soluzioni importanti. L'esperienza che invece come cooperativa abbiamo da il 1 agosto 2019, collegato all'Equipe MOI, quindi a tutto questo tavolo MOI con tutte queste organizzazioni, Comune, Compagnia San Paolo, Prefettura, Ufficio Pastorale, migranti che hanno affrontato il problema dello sgombero delle palazzine occupate del MOI ormai più di 3 anni fa, un'esperienza che dal punto di vista del Comune, dal punto di vista del progetto ex MOI sta concludendosi anche la seconda fase, si sta concludendo come intervento strutturato, ma non si sta concludendo per la possibilità delle persone che hanno potuto usufruire di questa accoglienza successiva allo sgombero, perché non hanno potuto avere una possibilità concreta di realtà e di inclusione all'interno del tessuto sociale. Sono tanti. Credo che dei tre precariati che ho citato prima, il più importante, il più difficile, il più cogente rispetto a questi problemi sia proprio il precariato del lavoro. Noi dal 1 agosto 2018, ripeto, in 4 strutture piccole, tentando di dare un'accoglienza che non è l'accoglienza delle grosse strutture, delle grosse cooperative, dei grossi centri, ma è una accoglienza dedicata alla persona, un'accoglienza individuale. Prima avevamo un'accoglienza a casa che voleva essere sulle famiglie, adesso abbiamo scelto di fare un'accoglienza individuale in 4 strutture. Sono passate all'incirca una trentina di persone con storie di precariato, di migrazione, di lavoro, tutte diverse fra di loro, tutte però con un comune denominatore, il precariato. Queste persone in qualche modo lavorano sempre. Quasi tutte, ahimè, lavorano con quella possibilità di lavoro abnorme che si chiama tirocinio, che è il nemico più grosso che bisognerebbe, secondo me, combattere, questi falsi tirocini che in realtà portano soltanto a sgravi fiscali per chi assume, ma non garantiscono mai il lavoro. I tirocini, come sapete, durante l'epoca Covid, sono stati tutti sospesi. Queste persone si sono trovate con un affitto da pagare, con una necessità di poter sopravvivere, ma senza la possibilità di avere delle garanzie lavorative. Tutto questo comporta che le persone che escono vivono delle situazioni a cui non possono garantire una risposta di casa sicura. Il mercato della casa, spesso lo dice Guido nel suo libro, è spesso un mercato privatistico, è un mercato che richiede, ha come obiettivo il profitto e richiede delle garanzie. Voi capite che le garanzie che persone in tirocinio, persone con un permesso di soggiorno
Molti avevano permesso di soggiorno umanitario che è stato sospeso con la legge Salvini, che si sta recuperando adesso con permesso di soggiorno per casi speciali. Quindi un precariato continuo di diritti, non potevano accedere al mondo della casa. Noi abbiamo messo a disposto queste strutture, le nostre strutture, cercando di essere noi i garanti degli affitti che queste persone pagavano. Voleva essere questo nostro tentativo una palestra, un nome che poi è stato usato adesso ed è diventato anche un progetto che è appoggiato e finanziato dalla Compagnia San Paolo. Voleva essere una palestra alla ricerca di una stabilità, soprattutto di lavoro, per poter avere poi una vita di inclusione, una vita di autonomia che sia veramente piena. Mi piace molto di più usare il termine autonomia che inclusione. Ora, questo problema non è un problema soltanto delle persone migranti, delle persone che escono dai progetti MOI, è un problema che continua ad aumentare e riguarda, secondo me, tantissime fasce di popolazioni invisibili. È un problema a cui il comune, a cui la città in qualche modo deve e può rispondere. Esiste un tentativo di soluzione che viene citata evidentemente da Guido nel libro, che è quella dell'agenzia Locare, che tenta di mettere in relazione proprietari e affittuari facendo in qualche modo da garante, ma è una risposta, a parer nostro, troppo, troppo debole e troppo limitata. Bisognerebbe trovare delle risposte più efficaci. Esistono delle risposte anche che devono nascere dal fatto che a Torino ci sono tantissimi alloggi sfitti, che ci sono troppi pochi alloggi dedicati all'edilizia pubblica. L'aumentare queste possibilità garantirebbe la possibilità a tantissime persone che o lavorano in sistemi di precariato o stanno iniziando a lavorare o hanno appena perso lavoro o vivono decine diverse, ma poi forse voi anche riconoscete, immaginate, decine diverse di situazioni che invece potrebbero con delle protezioni via via decrescenti arrivare a delle prospettive di autonomia. Queste sono prospettive di autonomia che garantirebbero alla città una crescita. Piace tantissimo a me del libro di Guido il discorso che il tono, la finalità, la ricerca sia sempre quella di una crescita, ma di una crescita sostenibile, una crescita lenta e sostenibile. Le accuse che le hanno fatto di volere soltanto una decrescita, ma anche su quello bisognerebbe un attimo discutere, ma invece Guido nel suo libro parla sempre di prospettive nuove, di una possibilità di vita nuova che potrebbe portare nuove soluzioni e nuove ricchezze condivise da tutta la società. Il riuscire a risolvere questa situazione, affrontare questa situazione, secondo me darebbe la possibilità di affrontare veramente con serietà il problema di tutte queste precarietà. Questo credo che sia una domanda che tutte le giunte, anche quella futura, a cui dovranno rispondere. Vi ringrazio, se poi è possibile intervenire dopo, vediamo cosa il dibattito. Interesserebbe anche molto parlare degli spazi comuni. Grazie per adesso. Guido, tu vuoi provare a dare adesso, diciamo, un flash di risposte a Paolo o preferisci aspettare che anche Tommaso aggiunga le sue considerazioni e poi... Come ritieni tu? Sei tu Se Tommaso ha pazienza, darei allora... Grazie Tommaso, allora ti chiederei di rispondere subito, così diamo un po' di brio, se si può, a questi quesiti legati appunto agli invisibili, alle difficoltà, alla perdita di umanità anche che si ha in questi settori e anche i luoghi, no? Il MOI è già stato citato come luogo di grande disperazione e difficoltà. Guido. Va bene, ci provo, in realtà è molto difficile rispondere a queste domande e il mio libro
probabilmente non presenta tutte queste risposte, sicuramente pone dei problemi e ipotizza qualche strada. Intanto vorrei però anche un attimo prima di intervenire ringraziare Enzo Ferrara a nome del Sereno Regis e Rita e Tommaso e Paolo che hanno accettato questo invito a dialogare, li ringrazio moltissimo, mi sembra che abbiano fatto la fatica di leggere le mie 200 pagine che magari possono essere anche un po', come dire, creare qualche sospetto, qualche paura a qualcuno che prende il libro, è piccolino, però in realtà poi è abbastanza denso, quindi effettivamente i temi sono tanti. Il libro racconta un'esperienza tutto sommato interrotta, perché noi siamo partiti con una giunta che aveva degli obiettivi di programma molto chiari, espliciti, che io condividevo, soprattutto per la parte del territorio, dell'urbanistica, delle trasformazioni edilizie, erano addirittura state scritte da me insieme ad altri del Movimento 5 Stelle, quindi era un programma nel quale mi riconoscevo totalmente. E purtroppo ci siamo accorti durante la nostra attività che queste cose non venivano tanto prese in carico dalla sindaca e forse per mille motivi sui quali non possiamo tornare, ma certamente il filo conduttore, direi, del programma era quello di riequilibrare a livello di territorio le opportunità di lavoro e di servizi della città. La città, e non solo a Torino, ma Attico, è la rappresentazione proprio fisica di quella distanza che c'è tra chi sta bene, chi ha casa, ha lavoro, ha tranquillità, e chi invece vive in una situazione di malessere, magari non gravissimo e anche gravissimo. Per cui stiamo parlando della gente che appunto non ha il lavoro, comunque ha lavori precari, ha case che non sono soddisfacenti, addirittura la casa non ce l'ha neppure. Io cito una ricerca che non ho fatto io, ma che a me ha sempre, come dire, colpito tantissimo. C'è un dato proprio fisico, tecnico, se vogliamo. Se si prende una linea tranviaria, il 4, no? È stato citato questo fatto, e si parte dal centro della città e si va progressivamente verso nord oppure verso sud, ci si accorge che l'età media delle persone man mano diminuisce, cioè più si abita lontano dal centro, più l'età media diminuisce. Cioè questo, se ci pensate, è una cosa drammatica. Cioè chi vive nei quartieri centrali e in collina, guarda caso, arriva a vivere addirittura 10 anni di più mediamente di chi invece vive nelle estreme periferie. Allora, questo io credo che sia un fatto che, da un punto di vista, diciamo così, della città, dell'urbanistica, che sono un po' i temi che io padroneggio meglio, è incredibile. Cioè uno degli obiettivi di qualsiasi sindaco, qualsiasi amministratore urbanista dovrebbe esattamente essere quello di riequilibrare queste distanze, che non sono distanze chilometriche, non sono distanze soltanto di metri, di chilometri, ma sono proprio distanze sociali, sono quella distanza sociale, termine orribile che purtroppo io sento ancora citare, che invece prima ancora della pandemia e con la pandemia peggio ancora, ha caratterizzato i gruppi sociali nella città, che poi fra l'altro è una sua espressione anche, come dire, anche lì molto visibile nei dati elettorali delle ultime elezioni, no? Chi, diciamo, vota, si orienta verso i partiti di governo, verso quelli che hanno mantenuto il potere in questi anni, sta nelle zone centrali o in collina della città. Chi invece tenta una strada anche contraddittoria, votando magari a destra, a sinistra o non votando, sta nei quartieri periferici. Allora, io ero convinto che il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista potesse essere un po' una risposta a un bisogno di cambiamento che questa città ha fortissimo e che tutto il paese ha fortissimo. E purtroppo le cose evidentemente non sono andate esattamente in quel senso. Per tornare un po' ai temi che propone Paolo parla di spazio pubblico. Ecco, spazio pubblico è una cosa che per un urbanista, per un architetto, per un amministratore in una città è fondamentale. Ma la prima domanda che noi ci dobbiamo ancora porre è: ma esiste lo spazio pubblico? Ce l'abbiamo ancora? Cioè, questo è il vero problema. E cioè, il parco, il parcheggio, le strade, i portici e poi gli edifici sono pubblici o non lo sono? Perché guardate che il processo
di privatizzazione che è andato avanti in questi ultimi decenni ha coinvolto tutto, perché se io riempio una piazza di automobili, quella roba lì non è più uno spazio pubblico, è uno spazio di chi ha le automobili. Se io riempio una piazza di dehors con i tavolini, e non ho niente contro chi ha un'attività di bar, sia chiaro, ma se la riempio tutta, di nuovo non è più uno spazio pubblico. Se è uno spazio verde, lo destino a una società polisportiva che fa soltanto sport per i suoi iscritti, di nuovo quello non è più uno spazio pubblico. Allora, sono, come dire, considerazioni che possono apparire un po' accademiche, ma non mi sembra che lo siano, perché nei fatti sono veramente l'essenza. Allora, io credo che uno degli obiettivi di un amministratore sia proprio quello non solo di salvaguardare lo spazio pubblico, ma estenderlo, espanderlo, tutelarlo e lasciarlo anche alla sua dialettica, nel senso che in una piazza ci possono stare i tavolini, ci possono stare quelli che passeggiano, ci possono stare quelli che leggono il giornale, magari su una panchina senza pagare il caffè, perché non è obbligatorio per forza avere i soldi di un caffè per poter stare in una piazza, eccetera, eccetera, no? Sono esempi, ma esempi anche molto concreti. E questa pandemia, tutto sommato, ci ha fatto, credo, anche, io lo dico, credo, no, nella prima parte, che è una parte che ho un po' aggiunto, no? Man mano che andavamo avanti e ci infiondavamo dentro il lockdown, tutto il resto, a riflettere proprio su quanto lo spazio pubblico, per esempio, all'aperto, e adesso ce ne accorgiamo con l'apertura dei ristoranti e dei bar, sia fondamentale. Uno spazio pubblico che però, ripeto, ha vissuto, come tanti altri spazi pubblici, un percorso un po' di privatizzazione, cioè nello spazio pubblico faccio solo alcune cose e non altre. Ecco, questo è già un tema. E poi c'è tutto il tema invece dei fragili, degli invisibili, come dice Rita, o addirittura dei segregati, cioè di quelli che in un certo senso non accedono ai servizi, agli spazi pubblici, eccetera. È un tema tragico, fondamentale. Devo dire che la vicenda del MOI un pochino ha fatto scuola per una sorta di liberazione e proposta alternativa per molte persone che tutto sommato non ha visto, e questo non è proprio marginale, non ha visto i manganelli della polizia, non ha visto cacciare la gente, ha visto dei tentativi, non dico che siano tutti funzionati, io funzionati bene, insomma, io conosco un po' le varie associazioni che hanno lavorato in quel campo, eccetera, i tentativi di ricollocazione, di dare una casa, un lavoro, eccetera, sono stati molto difficili, qualcosa si è fatto e si è fatto anche perché sono arrivati i soldi della Compagnia di San Paolo, che se non sbaglio sono stati in una misura anche piuttosto significativa, 1 milione di euro, se non vado errato, che hanno permesso anche di avere degli specialisti che hanno lavorato sul campo, eccetera. Ora, di nuovo, il MOI dimostra almeno due cose. Uno, che non si riesce a lavorare su questi temi se non si è veramente dentro ai problemi, cioè se non si è insieme. E credo che Paolo questo lo possa insegnare a me e a tanti altri, cioè proprio essere a contatto con la realtà. Io sinceramente non mi sono occupato di quel tema direttamente, non faceva parte delle mie deleghe assessorili, però ci sono stato al MOI, ho visto un po' le cose, ho cercato di capire, eccetera. E certamente lì, se non entri dentro a contatto proprio con le persone, molte cose non le capisci. Se le leggi sui giornali, proprio ti scordi di capire delle cose, e questo è sicuro. Dall'altro, però, per dare soluzione o tentare soluzioni a questo tipo di problemi, ci vogliono anche risorse. Purtroppo le risorse sono poi il problema con il quale questa amministrazione si è scontrata pesantemente. Io non voglio difendere l'amministrazione in quanto tale, il ruolo della sindaca secondo me ha sbagliato tante volte, non ha avuto coraggio, però è pur vero che noi abbiamo trovato un debito incredibile. Questo debito di più di 3 miliardi sul nostro bilancio è stato un po' ridotto, si è avviato un dialogo anche con le banche per cercare di ridurre gli interessi, eccetera, ma certo il debito c'è, c'era e c'è ancora. Adesso se arrivano i soldi del cosiddetto piano di ripartenza e resilienza e ripartenza, magari avremo delle risorse in più. Certo che è un dato di fatto, io credo di spiegarlo un po' nel libro, che noi veniamo da almeno 20-25 anni di soldi pubblici che non ci sono. Dove sono finiti questi soldi? Non è che prima non ci fossero, c'erano. Il problema è che i ricchi non pagano più le tasse, che le grandi società non pagano le tasse, che le grandi multinazionali non ripartiscono i loro profitti. Ma questa è una scelta politica che hanno portato avanti governi di centro-sinistra e governi di centro-destra, eh?
totalmente insieme. Governi che hanno tolto le tasse sull'eredità, che hanno diminuito le tasse, la tassazione ai grandi patrimoni, che se parli di tasse sulla proprietà di patrimoniale sembra che citi il diavolo Belzebù. Questo è un dato di fatto. Se tu continui man mano a spostare risorse dai più poveri ai più ricchi, è evidente che a un certo punto arrivi in un momento in cui una serie di servizi non stanno più in piedi. E infatti una buona parte dell'impegno, dell'investimento sociale della città di Torino ormai è supplito dal privato. Le fondazioni, le compagnie, le associazioni, eccetera, che coprono il buco rispetto ai servizi di per almeno un terzo dell'intero budget, che adesso non so quanto sia esattamente, perché non, ma i dati forse li ho scritti, che è qualcosa di incredibile. Cioè praticamente si è passati dall'impegno dello Stato, dei comuni, delle amministrazioni locali a favore dei cittadini, impegno peraltro previsto dalla Costituzione, che garantisce una serie di diritti a tutti, al mettersi nelle mani appunto delle fondazioni, del filantropismo. Per carità, tutto benissimo, non ho niente contro il terzo settore, contro le associazioni, ci mancherebbe, ma credo che uno Stato e un'organizzazione sociale dovrebbe invece intervenire strutturalmente in modo significativo sui temi che sono stati detti. Paolo ha detto sì, vabbè, ma il lavoro e la casa eccetera non sono temi prettamente comunali, e questo è purtroppo vero, l'ho scritto anch'io, però certamente un orientamento, uno sguardo più vicino a questi temi io credo che ci andrebbe, si possa avere, soprattutto per esempio sul tema dell'accesso alla casa. E io magari su questi temi torno ancora nel corso del dialogo, per adesso mi fermerei qua, grazie. Grazie Guido. Sì, un po' di contraddizioni vengono fuori, perché abbiamo questa necessità appunto da un lato della crescita, dall'altro di equilibrare il tutto. Abbiamo parlato di, tu hai detto filantropismo, adesso si parla addirittura di filantrocapitalismo come possibilità, che però in realtà nasconde insidie. Esiste però una città, dicevo prima, no? E forse c'è anche questa distanza fra la città-comunità, che comunque trova delle soluzioni, che comunque è viva, che comunque si inventa e scogita modalità di sopravvivenza o di vita, e le contraddizioni del sistema che, imponendo le sue logiche, a noi qui al Centro Studi Sereno Regis spaventa abbastanza il centro aerospaziale, perché significa spostare tutta la tecnologia e le iniziative industriali sul tema della guerra e delle armi, ecco, per dirne una, ma ci sono anche altre iniziative che in questi anni hanno fatto di Torino una città, diciamo, non più soltanto Fiat. Lascerei la parola a Tommaso per introdurre, diciamo, i concetti sulle dinamiche in corso e future di Torino e delle scelte economiche, chiamiamole così, se si possono definire in questo modo. Grazie Tommaso, se puoi prendere la parola. Tommaso, l'ho detto male prima, ma si occupa, è un ricercatore al Dipartimento di Cultura e Politica e Società, insegna in particolare temi che riguardano il colonialismo, il postcolonialismo, in particolare in Sudasia. Ecco, io so che esiste anche, si parla in Italia anche di, come si dice, autocolonialismo, no? In Italia è forse anche successo che alcune fasce sociali, alcuni gruppi siano riusciti a colonizzare altri italiani. Scusami Tommaso, ti lascio la parola. Grazie, sì. Allora, visto che hai ripreso parlando di quello che insegno, faccio un ulteriore postilla, perché io forse l'unico contributo che posso dare alla discussione è per il fatto, diciamo, basato sul fatto che mi occupo di storia urbana da molto tempo, e in particolare di storia urbana legata all'India, che è, come ben sapete, un paese in cui i centri urbani sono in rapidissima espansione, a partire in particolare dagli anni 70 del Novecento si è registrata una transizione proprio con numeri spaventosi dalle campagne verso le città.
ed è uno dei paesi al mondo con i centri urbani più grandi, più popolosi e più problematici. Per cui, rispetto a quanto detto da Paolo, diciamo, io ho letto il libro da una prospettiva e con un'ottica tutta diversa. Spero che i commenti che farò possano in qualche modo dare un po' di un po' di nutrimento al dibattito da altre prospettive, ecco, cercando di non essere troppo accademico. Innanzitutto la premessa è che sono totalmente d'accordo con l'ultima parte del discorso di Guido Montanari sullo Stato, sul ruolo dello Stato e sul fatto che in una dialettica, di una dinamica di rapporto tra Stato e politiche economiche lo Stato si sia ritirato sempre di più, che invece il problema è che debba avere, citando le sue parole, dovrebbe intervenire strutturalmente su tutta una serie di problemi, facendosene carico, cosa che non sta più avvenendo, facendosene carico anche con coraggio, per cui chiedendo ai propri cittadini, cioè ribadendo un ruolo della cittadinanza che non è solo una cittadinanza come intesa come persone che usufruiscono di servizi, ma una cittadinanza che è intesa anche come partecipazione, quindi come dare anche un contributo. Lui ha fatto un riferimento al discorso sulla patrimoniale, che ovviamente mi vede totalmente d'accordo, e mi ha veramente stupito che in un anno problematico come questo per lo Stato non si sia riusciti a intavolare in un dibattito pubblico serio su un discorso come quello della patrimoniale. Detto ciò, non voglio divagare più di tanto, non voglio prendere spazio eccessivo, volevo fare tre commenti ai temi trattati nel libro, diciamo, prendendoli da tre aspetti diversi che però secondo me riguardano poi di fatto il tema fondamentale, che è quello un po' che già si è accennato, delle disuguaglianze, della fragilità, eccetera, però relativo proprio al modo in cui la città come corpo sociale, come insieme di corpo sociale e di spazio fisico si sta sviluppando. E ripeto, da una prospettiva molto lontana di uno che ha studiato e vissuto in megalopoli con ben altri numeri e ben altre dimensioni, credo che alcune esperienze di quelle realtà possano essere utili anche a vedere cosa sta succedendo nelle città, non solo in Torino, ma nelle città italiane ed europee oggi. Allora, il primo commento, che è un po' in realtà una richiesta forse di ampliare un tema che mi sembra nel libro sia poco trattato, è rispetto al discorso ambientale. Devo dire, mi ha fatto molto piacere trovare nel libro ampio spazio alla questione idrica, per esempio, la questione di consumo del suolo in rapporto alle questioni idriche, perché è un problema che appunto, visto dal lato di un paese del sud del mondo, si sta e si proporrà nel futuro in maniera critica, e si proporrà nel futuro in maniera critica non solo nel sud del mondo, ma anche da noi. Mi sembra che i dati anche sul livello di precipitazioni nel nord Italia dovrebbero far pensare, sul livello di consumo delle risorse idriche dovrebbero far pensare. E in questo il discorso su Torino, città futura, allora ci dovrebbe costringere ad ampliare il nostro sguardo. Cioè, il futuro non è la prossima giunta, al futuro sono i prossimi 10-15 anni, quando il problema delle risorse idriche e del consumo di suolo si porrà probabilmente in maniera ancora più forte. E allora in questo mi sembra che un aspetto fondamentale che riguarda tutto questo discorso ambientale e idrico sia quello di estendere la prospettiva dal territorio della città a una visione regionale, quantomeno. Per cui non sono solo le falde acquifere da cui attinge e che riguardano il territorio della città di Torino, ma si credo che ci sia e si proporrà in futuro la necessità di guardare sempre di più al sistema idrico regionale, se non direttamente a tutto il nord Italia. Abbiamo visto come crisi idriche già si sono verificate in questi anni, a Roma 2 anni fa, 2 estati fa,
ci sono stati momenti di grande criticità in cui l'acqua veniva calmierata e sono situazioni a cui in Italia non siamo più abituati. Il fatto che possa non arrivare l'acqua nei rubinetti delle nostre case tutti i giorni a tutte le ore, ma sono situazioni che in molte città di molti paesi del mondo si verificano. Allora, intervenire oggi, io credo ce ne sia la necessità appunto di farlo ampliando il discorso proprio da un punto di vista dello spazio, di mettere quindi la città in relazione allo spazio, all'ambiente circostante, credo che forse possa aiutarci a scongiurare crisi più grosse che si verificheranno. Il secondo discorso che diciamo riguarda sempre lo spazio, ma non dal punto di vista ambientale, ma forse più dal punto di vista proprio degli spazi urbani, prende di nuovo spunto dalle mie esperienze, dai miei studi delle città indiane, ma agganciandomi anche a un discorso che Montanari fa, soprattutto all'inizio, mi pare proprio nell'introduzione del libro, con un riferimento alle baraccopoli, agli spazi dove vivono gli ultimi degli ultimi nelle grandi megalopoli. Allora, mi sembra che noi in Italia, insomma, buona parte almeno degli studi dell'urbanistica che si è concentrata sull'Italia, sia un po' convinta o comunque abbia sopravvalutato l'aspetto di questi spazi informali all'interno delle città, che invece sono spazi costitutivi della città stessa, sono spazi dove vivono persone che appunto sono state definite prima gli invisibili, ma sono invisibili forse dal punto di vista dell'istituzione, dal punto di vista della vita pubblica, ma non sono invisibili né dal punto di vista della cittadinanza, né soprattutto dal punto di vista, diciamo, soggettivo di coloro che fanno parte di questo grande strato della popolazione che è uno strato di popolazione che in qualche modo è in aumento perché si lega di più a tutti i fenomeni migratori che sono già stati citati e credo che le nostre amministrazioni e l'aspetto del MOI, diciamo la vicenda del MOI da questo punto di vista è sicuramente un esempio di buona pratica ma anche un esempio lampante di qualcosa che manca e quel qualcosa che manca è la capacità, sono proprio gli strumenti anche diciamo, metodologici delle nostre amministrazioni di trattare con queste persone, di rendersi conto che gli spazi informali e l'economia informale, le persone che li abitano non possono essere trattati solo da un punto di vista diciamo, pubblico amministrativo dove i confini tra legalità e illegalità sono molto netti. Allora, gli occupanti, per esempio, occupanti di case disabitate, vivono in una situazione di illegalità, ma allo stesso tempo costringono o richiedono alle amministrazioni di vederli, di occuparsi di loro e di dialogare con loro. In questo senso nel libro ci sono molti riferimenti e molte proposte che mi sembrano utili, ma credo che forse bisognerebbe andare un po' più a fondo e non ho una soluzione per questo, ma cercando in qualche modo di riadattare proprio il linguaggio e lo sguardo delle pubbliche amministrazioni verso ciò che è al di fuori dell'ordine pubblico, al di fuori di ciò che è spazio categorizzato, spazio formalizzato dentro le città. Un ultimissimo, poi mi taccio, ma un'ultimissima considerazione che però credo derivi anche soprattutto da questo secondo punto sull'informalità, riguarda un po' il discorso economico. Che si lega a tantissimi aspetti che nel libro sono trattati in maniera approfondita e anche ambiziosa, come ad esempio il discorso sulla mobilità urbana, anche il discorso proprio sull'economia. Ho trovato e mi trova molto d'accordo il riferimento che adesso stavo cercando di ritrovare, ma ovviamente ho girato, cioè, ho scorso le pagine malamente, il riferimento alla necessità di riportare attività produttive dentro la città. E il discorso sul superare la zonizzazione delle aree, che mi sembra anche un aspetto fondamentale, proprio anche per superare quel discorso di rigidità della concezione degli spazi.
Mi sembra però che manchi, o che forse che sia un aspetto critico che andrà affrontato sempre di più, uno sguardo che sia realmente inclusivo e che realmente proponga delle soluzioni per tutto ciò che è, diciamo, detto male, ma è la manodopera non specializzata, la bassa manovalanza, tutto ciò che è mercato del lavoro per persone che non hanno una specializzazione, non hanno lo spirito imprenditoriale, non sono smart, per dirla con un termine che io non sopporto, riferito alle nuove economie, che oggi vediamo, per esempio, rivolgersi molto di più alle economie, alle piattaforme, alle economie delle piattaforme, ma nella veste più bassa. Vediamo i rider che girano per le città, ma non è solo quella l'economia, non può essere solo quella una soluzione economica. Però, per esempio, e con questo davvero chiudo, mi spaventa un po' quando si parla di un futuro, in discorsi sulla mobilità, per esempio, di un futuro di una città in cui il centro è chiuso alle macchine, i parcheggi sotterranei sono un incentivo all'uso della macchina, quindi sono, tra virgolette, passatemi il termine, un male, tutti aspetti che io condivido in pieno, ma che non tengono conto del fatto che proprio quelle persone che si muovono sulla linea 4 spesso hanno dei ritmi, sono costretti a dei ritmi, degli stili di vita che impongono l'uso della macchina al momento. Allora una città senza macchine deve essere una città che prima pensa a queste persone e a questi settori che sono enormi di popolazione. Sto zitto, ho parlato anche troppo, chiedo scusa per il tanto tempo che ho rubato. No, anzi, credo che anche Guido sarà contento di aver sentito queste considerazioni, Tommaso, che si sommano a quelle che abbiamo già sentito in precedenza, perché porre le domande è il primo passaggio. A me, mentre parlavi, mi è venuto in mente Sofronia, una delle città invisibili di Italo Calvino, quella che è divisa in due parti, per cui la città dei divertimenti, quella di cui parli tu, rimane, è quella che rimane fissa. E quando se ne va via l'altra, cioè la città degli apparati, anche del governo, ma anche del lavoro, dei marmi, la città del divertimento si sente inutile. Ecco, giusto per dire un po' questa cosa, scusa l'invasione. Guido, ti lascio ancora un tentativo, perché non mi illudo che tu possa soddisfarci su queste domande e anche altre che ti faremmo molto volentieri per molto tempo, però cerchiamo comunque di provare a rispondere o a seguire il discorso di Tommaso dopo quello di Paolo. Grazie. Certamente. Scusa Enzo, solo per avere un orientamento, come sono i nostri tempi, giusto per capire, da non supportare troppo? Io direi che abbiamo ancora almeno mezz'ora, sette e mezza, abbiamo cominciato verso le 6:10, un'ora e mezza, poi cerchiamo di chiudere. No, ma anche per lasciare certo il secondo giro di domande. Intanto io ringrazio tutti, perché, guardate, io ho già fatto due o tre presentazioni, chiamiamole così, anche se ormai non in presenza, per chiamarle presentazioni fa un po' ridere. Però devo dire che a ogni dialogo ho imparato qualcosa, ho scambiato idee, credo di essere un pochino cresciuto. Quindi questo è già un fatto, almeno per me, positivo, forse anche per qualcuno che ci ascolta. Tre temi che sono stati sollevati da Tommaso. Ambientale, il tema, diciamo, delle marginalità, dei cosiddetti invisibili, mi sembra che anche lui abbia usato questo termine, il termine dell'economia. Sulla parte ambientale, io, come dire, mi sento abbastanza a posto, nel senso che io credo che la città che io propongo è una città assolutamente realizzabile, è una città che non è il greenwashing di cui si parla col nostro ministero, ma è veramente una città dove si deimpermeabilizza il suolo, si pensa all'acqua, si pensa all'ossigeno, si pensa a un trasporto pulito, eccetera. E naturalmente questo implica delle scelte, un po' di mentalità, ma anche delle scelte strutturali. Perché giustamente Tommaso dice, sì, vabbè, ma c'è gente che l'auto deve prenderla, perché magari va a lavorare alle 3 del mattino e non ha il mezzo perché va a fare le pulizie negli uffici, in una banca. E dunque, certamente questi sono aspetti fondamentali. Sulla questione della mobilità, si è detto tantissimo, io però rilevo che questa città, la città di Torino e in generale d'Italia, è veramente un paese per vecchi, nel senso che
è il paese dove qualsiasi cambiamento di mentalità è pesantissimo, difficilissimo. Cioè il mito dell'automobile da usare tutti i giorni è fortissimo. E con la pandemia sembra che sia addirittura rinato questo mito, no? Perché c'è la paura del servizio pubblico. Ma ragazzi, io vado spesso a Roma in questo periodo. A Roma prendere il mezzo pubblico è disdicevole. Cioè proprio il mezzo pubblico lo prendono i poveracci. La gente normale o va in taxi o va con l'automobile e naturalmente si assume code infinite, trasporti che non funzionano, eccetera. Il mezzo pubblico è disdicevole, perché ci vanno appunto i poveracci, funziona male, eccetera, eccetera. Queste cose qua sono impensabili nella maggioranza delle città europee, dell'Europa del Nord, dell'Europa, è impensabile. Io conosco amici a Parigi che non hanno mai pensato di comprarsi un'automobile, semplicemente perché sono su una linea metropolitana. Però noi ci rendiamo conto che per fare 2 chilometri di metropolitana, 2 fermate, per prolungare la linea 1, l'unica che abbiamo, ci abbiamo messo 15 anni. 15 anni. Cioè queste cose qua dobbiamo anche un po' dircele. Cioè quando si parla di semplificazione, certo c'è il rischio che in un paese come il nostro, come semplifichi, togli i controlli e boom, succede chissà che cosa. Però è anche vero che un'opera pubblica che in Italia dura mediamente 14-15 anni è inaccettabile. È inaccettabile per i cittadini. Questi temi qua saranno temi capitalisti, io non lo so, ma credo che siano temi di buon senso. Cioè, ragazzi, io ho visto proprio ieri, oggi prendevo l'autobus, vedevo questa affiche che giustamente raccontava che siamo arrivati a Piazza Bengasi con la linea di metropolitana e parlava come di un fatto eroico di aver fatto 2 chilometri, 2 fermate. Quanto ci abbiamo messo a farle? Cioè, è folle. Cioè, se a Shanghai hanno fatto 16 linee della metropolitana in un paio d'anni, 16 linee, ma di chilometri, decine di chilometri. Cioè, io... Non voglio dire che dobbiamo fare tutti come in Cina, non sto proponendo nessun, come dire, modello politico-economico cinese, ma sto dicendo che tra i 6 mesi e i 16 anni, ma c'è qualcosa in mezzo, ecco, voglio dire, c'è qualcosa che veramente non funziona nella nostra organizzazione amministrativa. Quindi sui temi ambientali, ripeto, io credo che le cose di cui ho parlato non sono un'utopia, cioè piantare gli alberi nei viali dove mancano, cercare di non consumare suolo o addirittura giocare a deimpermeabilizzare, ed è un'operazione fattibile che fra l'altro io ho fatto in alcuni casi. Noi abbiamo recuperato una decina di ettari di suolo che prima era impermeabilizzato e adesso non lo è più, è un'operazione fattibile, non ha niente di rivoluzionario, non ha niente di anticapitalista. Io ho parlato con molti imprenditori che presentano questa problematica. Loro mi dicono, ma io ti vengo incontro, faccio la zona verde, metto gli alberi, però tu mi devi dare il permesso edilizio in 6 mesi, in 1 anno. Non me lo puoi dare in 3, 4, 5, e per di più senza la certezza di poterlo avere. Cioè, questi sono problemi, secondo me, non proprio secondari. E sono d'accordissimo, però Tommaso diceva, i problemi ambientali non si giocano su un'amministrazione 5 anni, ma è chiaro, la questione territoriale, la questione del verde, la questione dell'acqua e la questione dell'aria. Vogliamo parlare dell'aria a Torino, dell'aria inquinata a Torino? Questo è un tema pazzesco. Siamo una delle città più inquinate d'Europa, forse del mondo. Cioè, questo è inaccettabile. C'è da dire anche una cosa che entra anche in gioco sulle questioni proprio territoriali e amministrative. La superficie della città di Torino rispetto alla vera città è minuscola. Noi abbiamo una superficie in chilometri quadrati di circa 130 chilometri quadrati. Bene, rispetto a Roma è un decimo. Cioè Roma è 10 volte più grande, ma non ha 10 volte i nostri abitanti. Ne ha 3 volte di più, una cosa del genere. Allora... la città di Torino non sta nel suo perimetro comunale, la città di Torino sta nella sua cintura, che è fatta di almeno 14 comuni, più quelli limitrofi. Rivalta, che Rita conosce bene, è uno di questi, dove la gente tutti i giorni prende l'automobile o, se è fortunata, il mezzo pubblico, viene a lavorare a Torino, all'università, a scuola, nei servizi di alto livello, specialistici, eccetera, perché è il fulcro di Torino. Ecco, io ho parlato anche molto di riequilibrio territoriale, ma se tu vai a proporre ai 14 sindaci dei nostri comuni contermini di chiudere le loro amministrazioni e rientrare in una configurazione un po' più ampia, ti sparano. Allora, io l'ho anche messo un po' tra le righe, perché non ho niente da perdere, ma io credo che le circoscrizioni di una città come Torino dovrebbero essere i comuni contermini. Moncalieri è
una circoscrizione di Torino, naturalmente con, le sue, con i suoi strumenti di democrazia, di partecipazione dal basso, eccetera, ma ci devono essere elementi strutturali forti di sistema, che sono l'energia, i trasporti, il verde, l'acqua e poi la partecipazione dei cittadini a scala locale, addirittura anche minima, di oserei dire di quartiere, di casa, il portierato sociale come luogo dove vai a portare i tuoi problemi e trovi qualcuno che ti ascolta e ti mette in relazione con l'amministrazione, con le strutture, con i servizi, eccetera. Questo livello alto-basso, naturalmente, è forse, questo è davvero forse utopia, ma io credo che su quello noi dovremmo lavorare. Il tema degli emarginati, degli invisibili, eccetera, l'abbiamo un po' trattato prima, io non so fino a che punto posso ritornarci sopra, nel senso che condivido molto le preoccupazioni, anche chi dice ma nel tuo libro non c'è tanto, e sì, è un po' vero, perché purtroppo sono temi strutturali molto forti, un po' di risposte io ho tentato di darle a Paolo, non so se l'ho convinto, soprattutto parlando dei due livelli, cioè il livello dell'entrare dentro i temi davvero, il livello di un impegno strutturale, economico, politico forte, che continuo a non vedere. Non credo che il piano di resilienza, ripartenza, presenti un problema molto forte. Forse sulla casa potrei dire qualcosa di più. Noi abbiamo, perché mi sembra che sia un tema che anche Tommaso ha sollevato, e noi abbiamo in Italia un mercato della casa stranissimo, nel senso che abbiamo l'80% dei cittadini, delle famiglie che possiedono una casa, che è già un fatto che in nessun'altra parte del mondo c'è una percentuale così alta di proprietari di case. Ma il proprietario di case poi è naturalmente in una certa misura tartassato dalle varie norme, eccetera, eccetera. Ma dall'altro crea anche una sorta di rigidità sociale che forse non si sposa più con quelle che sono le dinamiche sociali, economiche del nostro paese, comunque delle ultime generazioni. Le mie figlie mi dicono, ma bambù, io di comprarmi una casa e comprarmi una macchina, mi frega assolutamente nulla. Perché oggi lavoro qui, domani lavorerò là e non si sa dove. Cioè, sono dinamiche che non so se a me piacciono tanto, però ci sono nel paese. Allora bisognerebbe invece lavorare molto sul tema dell'affitto, della casa in sharing, della possibilità di utilizzare un patrimonio che è in gran parte inutilizzato. Io ho portato dei dati, guardate che a Torino ci sono tra 45.000 e 50.000 alloggi sfitti, è una cosa folle. Cioè sì e no, un 15-16.000 famiglie che cercano casa. Cioè, c'è un capitolo del mio libro, si intitola Tre case per ogni famiglia che cerca casa. Cioè ci sono tre case libere per ogni famiglia che sta cercando casa. È una cosa, anche quello è un dato incredibile. Ci vanno risposte strutturali nazionali. Guardate che in Italia non si fa più politica della casa da almeno 30 anni. Non ci sono più investimenti, non ci sono più scelte. Tutto è demandato alle regioni, ai comuni, agli interventi privati, agli interventi anche, alcuni anche interessanti, di solidarietà sociale che ci sono a livello locale, ma che non sono la soluzione. E io sulle occupazioni ho lasciato aperto un po' il discorso. Credo ci siano delle occupazioni che devono essere in qualche modo aiutate e delle occupazioni che sono assolutamente illegittime e intollerabili, ma un edificio pubblico in abbandono deve essere occupato, cioè che i cittadini se ne riappropriano è almeno il minimo. Naturalmente va fatto mettendo i cittadini nelle condizioni di poterlo fare, anche con usi temporanei, anche con la legislazione adesso degli usi civici che hanno approvato in comune, potrebbe essere un elemento. Questo mi riporta anche a Cavallerizza, sul quale magari ritorno. E sull'economia è stato ritenuto interessante quell'aspetto che io ho detto, cioè io sono anche per un'economia, non sono perché, cioè noi dobbiamo anche dare delle chance di lavoro ai giovani, all'intera società. Ho sempre usato il termine o sviluppo sostenibile o crescita sostenibile, non ho mai usato né il termine decrescita né il termine sviluppo, punto. Chiaramente qualcuno mi dirà, ma sviluppo sostenibile è un ossimoro, lo so bene che è un ossimoro, ma lo sviluppo diventa sostenibile quando usa le risorse e le restituisce all'ambiente, alla società, ai cittadini, eccetera. Questo per me è sviluppo sostenibile.
Naturalmente è un processo mica facile, però mi piace molto che sia stato rilevato, per esempio, il fatto che noi non siamo più la città industriale degli anni 60 con la concentrazione delle fabbriche, delle ciminiere, eccetera. Noi possiamo essere una società, una città dove ci sarà uno sviluppo economico fatto anche di imprese pulite, di imprese che possono stare un po' dappertutto, che possono essere vicine ai centri di ricerca, alle residenze, ai servizi, eccetera. Certo, la preoccupazione, e è un pensiero che è giusto fare, noi abbiamo anche ampi settori sociali di persone non qualificate che fanno lavori umili, poveri, e di cui però abbiamo bisogno. E ce ne siamo accorti anche tantissimo durante l'epidemia, no? Chi fa le pulizie, chi fa il delivery a casa, chi porta addirittura le bombole d'ossigeno, piuttosto che sono tutti i lavori che effettivamente bisognerà integrare in una visione di società dove magari a queste persone tu poi devi anche garantire dei luoghi di formazione, dei luoghi di prospettiva. Ma vabbè, questo forse amplia un po' troppo il discorso e mi fermerei qua. Molto apprezzato il riferimento a Sofronia che ha fatto Ferrara, che sicuramente è una riflessione che Calvino, come sempre, ci ha anticipato di decenni e guardando molto in là. Poi, vabbè, io avrei ancora tante cose da... Ecco, per esempio, ho apprezzato che anche Tommaso non ami il termine smart, che io credo di aver un po' smontato in un capitoletto, perché smart... La città smart in sé non è nulla. Se smart lo traduciamo come intelligente, ci mancherebbe, tutti dobbiamo fare cose intelligenti. Se lo traduciamo come viene un po' dall'inglese, che è anche un po' furbetto, no? Smart è qualcuno che insomma se la sa cavare, eccetera, ecco, là lì mi piace già meno. Ma il problema è che la città smart è una città dove, cioè, io penso che la tecnologia in quanto tale non risolve i problemi. Li risolve se usata in un certo modo, questo sì. La stessa cosa quando noi parliamo di attenzione sul 5G, di attenzione, ce ne siamo accorti in queste settimane, in questi mesi, quando i bambini che dovevano fare didattica a distanza non avevano i device, non avevano gli strumenti per farla, dove c'è interi settori sociali nella nostra popolazione, ma anche a Torino, che sono stati in gran parte espulsi dalla scuola nei fatti proprio per queste difficoltà ad accedere alla banda, alla velocità delle informazioni, agli strumenti adatti, a conoscere. Ecco, per esempio, a Roma c'è un'assessora che poi naturalmente la Raggi ha fatto fuori, come è stato fatto fuori io, che aveva proposto, secondo me è un'assessora molto brava, che aveva proposto e realizzato dei piccoli centri di aggiornamento tecnologico dove chiunque avesse un piccolo computer, non avesse esperienza con le nuove tecnologie, andava lì e gli veniva insegnato come fare a entrare sulla rete, come usare un telefonino, come accedere ai servizi che ormai sono sempre più digitalizzati, eccetera, eccetera. Ecco, questi aspetti, per esempio, i nostri assessori all'innovazione non mi sembra che li abbiano affrontati. Questi, secondo me, sono cose sulle quali bisognerebbe davvero riflettere. Poi, vabbè, non so, se vogliamo ancora solo una parola, quando si dice, diceva per esempio Tommaso, sì, ma chi deve prendere la macchina per spostarsi? È vero, ma noi dobbiamo anche avere come obiettivo la città dei 15 minuti, non per usare uno slogan che si è sviluppato a Parigi, a New York, eccetera, ma la città veramente pluricentrica, di cui io parlo nei primi capitoli, cioè la città dove ogni quartiere ha i suoi servizi, dove la sanità è fatta anche di prima assistenza e non soltanto di iperspecializzazione nei grandi ospedali, dove la scuola è legata al territorio e tu porti i bambini nel tuo quartiere, non viaggi per tutta la città a cercare le scuole migliori, ma ogni quartiere deve avere la sua scuola buona. E guardate che l'autonomia scolastica ha fatto disastri da questo punto di vista, nessuno l'ha rilevato nei miei dibattiti, ma io dico delle cose abbastanza pesanti su questo. Mi fermo. Grazie Guido. Raccoglierei ancora due domande da parte dei tuoi interlocutori, che abbinerei a delle domande che ci sono state rivolte da altri e da esterni e che mettono insieme delle contraddizioni un po' forti, però non possiamo esimerci dal proportele. La prima, e poi chiederei a Paolo di aggiungere anche la sua domanda, questa che adesso propongo io, riguarda il capitolo che tu dedichi alla città laboratorio della sostenibilità, dove parli del piano regolatore, eccetera, no? Perché il grande problema di tutte queste
di tutte queste azioni, e che poi c'è sempre un interesse molto forte da parte di chi è in grado poi di monopolizzare queste attività. Tu hai parlato in questo capitolo, parli anche del balloon dei poveri, che è stata un'esperienza anche questa drammatica, no? Lo spostamento del balloon dei poveri da una parte all'altra della città, con anche purtroppo alcuni casi di cronaca connessi, ma come si fa a non, cioè in quella disperazione. Ecco, la contraddizione è fra il fatto che tu in questo libro rivendichi quell'esperienza e però pare che fossi ancora vice sindaco quando ci fu tutta una serie di decisioni comunali che andavano contro queste persone, che come succede a Torino ormai vengono anche sanzionate, no? Sempre in modo molto subdolo. Alcuni di loro non venivano nemmeno multati direttamente al balloon, si aspettava che si allontanassero e quando erano soli si presentava magari il vigile che gli proponeva la multa per vendite abusive o cose di questo genere. Ecco, a questa, se puoi rispondere su che cosa facevi tu in quel momento su un tema che oggi ci riproponi, perché quello era anche un modo. Giorgio Nebbia parlava delle persone che recuperavano i materiali dei cassonetti come dei benefattori dell'umanità, della contemporaneità, no? Le persone che vanno nei cassonetti a recuperare i metalli o altre cose, Giorgio Nebbia, cioè uno dei più grandi ecologisti di questo paese, li considerava dei benefattori. Paolo, vuoi aggiungere una considerazione breve, più breve della mia per cortesia? E poi forse non si sente. Paolo, devi attivare il microfono. Eccomi, scusate, arrivo subito. Brevissima, ma un tema che credo molto importante, che è quello degli spazi comuni. Noi come piccola cooperativa, ripeto, ma non voglio citare noi, voglio citare tutte le piccole cooperative, che secondo me le piccole associazioni che fanno tessuto sociale. Ho tentato un'esperienza per 3 anni nel quartiere Vanchiglia di un locale normale, un locale pubblico, un esercizio pubblico, in cui però noi cercavamo di fare incontro di persone. Leggevamo i libri, la comune amica Monica veniva a leggere la serie di libri per la popolazione, venivano le associazioni a parlare, c'erano degli spazi per il commercio ecosolidale, l'altro tema che molto mi affascina. Volevamo anche, poi non siamo riusciti purtroppo a portarlo avanti, lasciare degli spazi per i contadini, per tutte quelle realtà che anche Guido cita, di ritorno alla terra, cioè cercare degli spazi per un commercio ecosolidale, quindi un commercio diverso, soprattutto nel campo della moda, uno spazio per il chilometro zero per i contadini, uno spazio sociale in cui le persone si incontravano, sentivano leggere i libri, leggevano i libri, i bambini facevano teatro, le associazioni venivano e si parlavano dei problemi della guerra in Siria. Questo secondo me è stata un'esperienza piccola ma importante, che invece credo sia una necessità nelle varie case del quartiere, nei vari edifici enormi abbandonati. Perché non si danno agli enti del terzo settore, che in questo momento purtroppo suppliscono quello che dovrebbe invece fare il comune direttamente, perché non si danno questi spazi direttamente, burocrazie, costi di ristrutturazione allucinante, ma si danno in gestione a queste persone, gestione di 3 anni, si valuta l'operato, si valuta cosa possono fare, ma sono esperienze che fanno crescere il territorio, fanno crescere il commercio, fanno crescere la possibilità di artigianato e fanno crescere la socialità. Grazie. Sì, grazie a voi. Scusa Tommaso, forse vuoi ancora intervenire? Scusami, preferirei che rispondessi adesso più rapidamente che puoi, Guido, sì. E allora, poi con Tommaso facciamo un'altra domanda.
Allora, sulla questione del balloon, io ricordo che mentre ero in giunta andai proprio una domenica apposta a vedere, il sabato, la domenica a vedere che cos'era questo balloon, tornai e feci un intervento in giunta dicendo che era uno spettacolo straordinario, che questi banchi, quelli brutti, no? Quelli dei cattivi, erano uno spaccato di società pazzesco che io trovavo estremamente interessante. La sindaca non mi diede retta, la cosa passò nelle mani, io non era il mio, non era la mia delega, passò tutto nelle mani dell'assessore Sacco, assessore al commercio, che avviò quel processo, secondo me, sbagliato di spostamento, eccetera. Anzi, io proposi anche in una riunione col prefetto che si ascoltassero le associazioni in particolare che gestiva questo balloon alternativo, e secondo me sono assolutamente d'accordo che era un'esperienza interessante. Io sostenni anche Paolo Utter nel suo lavoro con un gruppo di ragazzi immigrati neri che avevano introdotto nel mercato grande, il mercato di Porta Palazzo, delle verdure, il recupero delle verdure, quindi delle derrate alimentari, sia quelle in scadenza che si potevano usare e riciclare, sia quelle invece che potevano essere usate per il rifiuto organico, e sono esempi, esperimenti che portammo avanti. Fra l'altro io portai anche pensate, dalla Palestina un premio a Paolo Utter proprio per questo suo lavoro che aveva fatto. Noi avevamo fatto in Palestina, avevamo in un programma di cooperazione, avevamo aiutato a gestire meglio un mercato. Noi siamo andati a insegnare ai palestinesi come gestire un mercato, e poi il nostro invece non abbiamo saputo gestirlo, anche se adesso qualche segnale un pochino più positivo c'è. Però io quella vicenda non l'ho apprezzata, non la condividevo. La giunta però è fatta di tante persone e la mia è stata una voce isolata. Molto d'accordo con l'idea invece di Paolo sulla gestione degli spazi pubblici. Io credo che il regolamento, che effettivamente è stato avviato con molta fatica, con 2 anni di dibattiti, di problemi, eccetera, sull'uso civico dei beni comuni urbani, io credo che sia una chance possibile anche nell'uso, diciamo, temporaneo degli spazi. Purtroppo tutte le volte noi ci siamo scontrati con una burocrazia terribile e anche con un po' di difficoltà di molti dirigenti ad assumersi delle responsabilità. Questo è un fatto, diciamo, nazionale, non è certo un fatto torinese. Io ho trovato l'amministrazione pubblica bravissimi tecnici, persone molto impegnate, ma anche persone che hanno molta paura, no, di assumersi qualche responsabilità, soprattutto rispetto a tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza. Probabilmente anche ha ragione, perché poi i magistrati arrivano, eccetera. Se posso da questo dire 2 parole sulla cavallerizza, io ritengo che il referendum contro il PUR sia un'operazione che mi piace nelle sue istanze di partenza, ma che è sbagliata come tempi e come modalità. Era da fare nel 2010, cioè nel 2010, quando è iniziato davvero il processo di privatizzazione con la giunta, prima Chiamparino e poi Fassino, della cavallerizza. Adesso la cavallerizza è privata, perché è nelle mani per il 50% circa di Cassa Depositi e Prestiti e per l'altra nel fondo di cartolarizzazione della città di Torino, che sono le banche, quindi è sostanzialmente privata, ma ci sono degli spazi per mettere dei paletti. Il PUR, Piano Unitario di Riqualificazione, secondo me mette dei paletti. Togliere questo adesso vuol dire rischiare che se una prossima amministrazione avrà visioni totalmente diverse, non ci sarà più nessun paletto per restituire ai cittadini, soprattutto i piani terreni e le parti di accessibilità pubblica. Questo per me è un rischio. Quindi io, se dovessi ragionare in termini proprio politici, direi non è adesso il momento di farlo. Forse adesso è il momento di cercare di gestire il PUR, e o al limite trovare una strada al Ministero per tornare indietro di tutto, ma bisogna tornare indietro di 10-11 anni. Allora sì, allora quello sì. Adesso fermare il PUR, secondo me, è come togliere una legge, magari non perfetta, ma che garantisce qualche diritto. Senza quello, i privati che attualmente sono in cavallerizza potranno fare quello che vorranno. Quindi per me è un'operazione politicamente sbagliata, anche se nelle sue istanze, come dire, morali, intellettuali, ideologiche, io la condivido, perché se mi dite siamo contro la privatizzazione, anch'io la firmo subito. Però noi siamo arrivati in una giunta nel momento in cui la cavallerizza era già privata e abbiamo soltanto cercato di mettere dei paletti. Forse non era sufficiente. Allora, andiamo verso la conclusione, ma ancora una domanda prima che intervenga ancora Tommaso, è legata a un'intervista che hai rilasciato
alla rivista, vediamo se la ritrovo. Va bene, insomma, è un'intervista che ti hanno fatto a Napoli Monitor, dove ti hanno chiesto la tua visione dell'urbanistica e tu hai dato una risposta nella quale dici che praticamente i piani urbanistici sono bloccati, no? Perché sono a preteso interesse pubblico, però poi si possono riconfigurare nel momento in cui un privato con degli interventi può intervenire per riqualificare e soltanto il privato è in grado di investire su questi piani di riqualificazione urbana. Sembra che, diciamo, per esempio, la revisione del piano regolatore attualmente va esattamente nella direzione che tu, se mi sono spiegato bene, rinnegavi, no? ATTAC sembra che l'analisi di ATTAC del piano regolatore di Torino sembra che dica che si vada proprio in quella direzione lì. Spero di essermi spiegato. Lascio per ultimo a Tommaso ancora lo spazio per una domanda da abbinare, se può, a questa. Complicato abbinarla a questa, no? Faccio una rapidissima. Oddio. Rapidissima domanda che in realtà richiederebbe probabilmente un'altra ora e mezza di discussione per affrontarla, però ascoltando le considerazioni sul balloon, diciamo a me torna in mente quello che tentavo di dire prima, cioè che l'amministrazione, le amministrazioni, non Torino nella fattispecie in particolare o peggio di altre, sono poco attrezzate ad avere a che fare con ciò che è l'uso dello spazio e l'economia informale, fuori dalle regole prescritte, che invece forniscono un'enorme vitalità e sostentamento alla cittadinanza. E basti pensare a quante volte poi assessori, per fortuna non montanari, che è un'altra parte che ho apprezzato del suo libro, fanno ricorso all'idea del decoro, il decoro urbano che verrebbe in qualche modo minacciato dall'uso appunto degli spazi da parte di persone che li usano in maniera non convenzionale, diciamo, spesso può essere fastidiosa anche, brutta da vedersi, però è una risorsa invece importante per tratti della popolazione che sono molto ampi. Allora, la domanda però, ripeto, forse una provocazione lanciata, a me sembra che ci sia stato almeno, sia nel libro ma anche forse in questa breve presentazione, un po' di reticenza ogni tanto a dire apertamente che il sistema economico così com'è è sbagliato. Allora, non aver paura di dire che certe politiche sono anticapitaliste, ma è giusto che lo siano anticapitaliste. Allora, soprattutto in riferimento agli strati più in difficoltà della popolazione. Mi viene in mente una frase dell'antropologo Arjuna Padurai che dice, riferito alla concezione e alla repressione dell'uso degli spazi informali e di tutta l'economia che gira intorno, c'è un'economia che è vitale ed essenziale alla città, ma sono persone che ci serve avere come lavoratori schiavi vicino a noi, ma che vogliamo avere molto lontani dal guardo, non vogliamo vedere, e definisce una forma di quella che lui chiama apartheid finanziaria all'interno delle città. Allora, mi piacerebbe che dalle riflessioni anche del libro partisse come progettualità futuro un discorso che, di nuovo, forse non si può limitare all'amministrazione di una singola città, ma che deve essere necessariamente connesso a questioni più ampi anche dal punto di vista proprio geografico, spaziale, eccetera, eccetera. È chiarissimo. Allora, rispondo alla domanda sul piano regolatore. Allora, la revisione del piano regolatore si è avviata nel 2017 con una delibera di indirizzo che io ho ampiamente citato nei capitoli e che per me è assolutamente condivisibile, interessante e non va certo nel senso di dire dobbiamo lasciare mano libera ai privati. Questo no. Anzi, l'idea si parla molto chiaramente di paletti, si parla di
regole, si parla di verde, si parla di superfici impermeabili, si parla di consumo di suolo, eccetera. Dall'altro cotè però, è anche vero, l'ho detto prima, che avere un piano regolatore che aveva qualcosa come 24 diverse categorie di uso dei suoli, che vuol dire che ogni volta che io da un negozio che vende vestiti devo fare una palestra, posto che ci siano le norme di sicurezza, naturalmente, beh, io devo fare una pratica come se costruisce un edificio nuovo. Cioè, scusatemi, io credo che queste siano delle sciocchezze. Mettere l'investitore nella situazione di dover aspettare anni per un permesso, con un continuo rimpallo tra uffici, no? Per cui c'è l'ufficio ambiente, l'ufficio del lavoro, l'ufficio dell'edilizia, l'ufficio, la soprintendenza e via. Ecco, questa è una cosa assurda. Io credo che attirare degli investimenti con dei paletti forti sui temi dell'ambiente, sui temi del sociale, sui temi del far ripartire questa città siano elementi importanti, e quindi la semplificazione che sta nella delibera di avvio della revisione del piano regolatore è molto importante. Tornare semplicemente, di nuovo lì è lo stesso discorso, torniamo, o meglio, fra l'altro vorrei far notare che la revisione del piano regolatore che io ho avviato non è piaciuta molto alla sindaca. I rallentamenti che ci sono stati, non so se lo sapete tutto, è un dato di fatto che quando io sono stato cacciato, la sindaca ha tenuto per 6 mesi la delega all'urbanistica. In quei 6 mesi si è bloccato tutto. Questo ha messo nella condizione l'amministrazione di non finire la revisione del piano regolatore. Allora, la revisione del piano regolatore, con quella delibera di inizio che io avevo proposto, secondo me era un atto importante, che magari sicuramente non è una rivoluzione e non cambia i destini totali della città, ma metteva ancora una volta delle regole e semplificava alcune e ne introduceva delle altre. Anche, fra l'altro, devo dire che in quella fase di discussione della revisione, che ha coinvolto architetti, ingegneri, economisti, agronomi, geologi, eccetera, beh, io credo, no, nelle tante assemblee fatte, eccetera, di aver fatto passare anche qualche concetto, per esempio sul fatto che un parcheggio, se invece di farlo asfaltato ci metti degli alberi e ci metti una pavimentazione permeabile, e Rita su questo magari potrà ridere perché a Rivalta l'abbiamo fatto più volte, beh, quel parcheggio lì non è più una bolla di calore, non è più qualcosa che ti butta l'acqua nei fiumi, nei canali, eccetera, quindi che con le bombe d'acqua che conosciamo, con tutti i problemi che, ma diventa un aspetto di resilienza, di sostenibilità della città che prima non era così. E non ci vuole tanto, eh? Cioè, fare un parcheggio con gli alberi e con le pavimentazioni verdi permeabili non costa tanto di più, costa poco di più e dà molta, molta qualità ambientale e qualità di vita ai cittadini. Bene, queste poche cose sono passate in un dibattito anche proprio quotidiano con imprenditori, costruttori, architetti, ingegneri, eccetera. Bene, tutto questo patrimonio, io non lo so se sarà portato avanti da un'altra amministrazione. Dire semplicemente fermiamo tutto perché la revisione del piano regolatore non ci piace abbastanza. Guardate, è il solito discorso tra rivoluzionari e massimalisti, cioè tra massimalisti e riformisti. Vogliamo tutto e subito? Benissimo, io sono d'accordo. Abbiamo gli strumenti? Buttiamo giù tutte le porcherie, apriamo i parchi, recuperiamo gli... Ma sì, ma per carità, facciamolo. Ma allora, se non abbiamo le condizioni di fare, ma almeno prendiamo quel po' di buono che in una intelligente gestione, ma guardate che non sono l'unico, perché su questi problemi si è scontrato Vezio De Lucia, si è scontrato Salzano, si è scontrato Secchi, si sono scontrati autori molto più bravi e più intelligenti di me, che hanno gestito assessorati a Venezia, a Napoli, a Roma. Cioè, signori, di cosa stiamo parlando? Gente che ha cercato di, con delle norme, di mettere dei limiti al profitto purché sia e salvaguardare un po' i diritti dei cittadini. Certo che se questo processo non ci piace perché noi vogliamo fare la rivoluzione, va benissimo, cioè hanno assolutamente ragione i compagni rivoluzionari e va bene, io ci ho creduto per tanti anni nella possibilità di un cambiamento radicale della società, adesso sono dell'idea di cercare perlomeno di lasciare un po' più di verde ai miei figli, 4 alberi e una città un pochino più vivibile. Ecco, mi sembra lasciare un segno più forte che non a propagandare così un'idea di trasformazione radicale che poi non arriverà mai. E sull'economia informale, quello che dice Tommaso è molto interessante. Io non credo che il problema della città, degli esclusi, dei segregati si risolva da un problema di decoro. È chiaro che gli accampanti sotto i portici di via Roma danno fastidio a tutti, ma è anche vero che ci sono
sono esperienze di occupazione di edifici, di spazi, eccetera, che hanno dato lezioni di civiltà a tutti. Io vorrei citare Gabrio, vorrei citare Barrocchio, vorrei citare la stessa Cavallerizza, che ha dato veramente delle lezioni di civiltà, non tutte naturalmente, ma queste lezioni sono da riprendere. L'economia informale è un tema molto grosso, forse io non ho tutti gli strumenti per affrontarli, però io non sono per schiacciare l'economia informale, per emarginarla. Va integrata magari con delle semplici regole, qualcosina è stato fatto, ci sono dei regolamenti dell'associazione delle mie mani, adesso non mi ricordo se dico il termine giusto, ci sono state delle attenzioni ai suonatori di strada, ci sono state delle attenzioni appunto agli artigiani che lavorano con le proprie mani. Ecco, io credo che questi piccoli tentativi, no, di rendere, diciamo, di dare qualche regola, ma al tempo stesso di salvaguardare queste attività, sono stati fatti e sicuramente si possono migliorare. Devo dire che l'assessore Giusta, da questo punto di vista, qualche passo in quella direzione l'ha fatto, così come sul tema dei trasporti, l'assessore La Pietra ha fatto anche delle cose positive, per cui io non credo che tutta l'esperienza della Giunta Appendino degli scorsi anni sia proprio tutta da buttare via. Qualcosa di positivo c'è, io infatti dico, da quello bisogna ripartire. Quelle sono le cose da salvaguardare, da approfondire, da riprendere veramente, con un obiettivo che è quello che abbiamo detto all'inizio, cioè rendere la città non smart, ma giusta, che è ancora un'altra cosa. Ok, Guido, ne abbiamo già parlato, io sulla questione della Cavallerizza, così dico, fammi aggiungere questo, io sono online il 18° firmatario della richiesta di avvio del referendum, e così come siamo già detti in una battuta, è vero che non si può tornare indietro sulle leggi, per esempio in questo periodo moltissimi vorrebbero cancellare le leggi sulla privatizzazione della sanità, eccetera, no? E tornare al 91 e cancellare quella legge che aveva modificato così drasticamente la legge del 78. Quello è fattibile, uh-huh. Quello è fattibile forse. No, il punto è non guardare quello che è stato fatto in passato, ma provare a ipotizzare un futuro nel quale magari si possono integrare, no, le cose fatte nel passato e provare a migliorarle, non portando indietro. Solo come risposta alla questione che riguardava, diciamo, un po' il referendum della Cavallerizza, sul quale vedremo, speriamo che non sia che l'ipotesi che hai fatto tu, quella di cui non saremo contenti né noi né tu, sia quella che poi magari capita per davvero. Allora Una cosa. Chi ha firmato partendo dal principio del no alla privatizzazione, secondo me ha firmato in buona fede, e io rispetto molto chi raccoglie le firme in questo modo, però mi chiedo, chi sta firmando o firmerà, ha la possibilità di leggere che cos'è il PUR, di capire che cos'è il progetto unitario di riqualificazione, perché quello forse è importante. A questo proposito, noi come Unione Culturale, tu sai che io organizzo delle serate di dibattito intorno alla città, eccetera, faremo proprio una riunione dedicata a questa pubblica, dove al nostro interno avremo posizioni diverse. Allora spiegheremo a chi ci vorrà ascoltare le ragioni pro e contro del piano unitario di riqualificazione. In un paio saremo, diciamo così, a favore, in un paio contro, ma il dibattito ci sarà, e io credo che il dibattito ci debba essere. Quindi io dico che vabbè, cioè, il problema è che partiamo da una presunzione o da un obiettivo comune e purtroppo poi ci dividiamo sulla tattica. Io sono per discutere. Anche noi, Guido, e infatti ti ringraziamo moltissimo per essere stato qui con noi, non so quanto scomode fossero le nostre domande. A chi ci ascolta o chi ci ascolterà, voglio ricordare tre momenti in cui io ho incontrato Guido prima di oggi. L'ho incontrato un sabato mattina durante le audizioni che faceva in comune. L'ho incontrato una seconda volta quando è venuto alla giornata ONU dedicata alla Palestina nel 2018, e l'ho visto con piacere con la fascia da sindaco quando a Torino c'è stata l'ultima grande manifestazione NOTAV. Con tutte le contraddizioni che possiamo assegnargli, questi sono tre cose che io mi ricordo, e vi assicuro che facendo parte di un'associazione come il Centro Studi Sereno Regis non è sempre così semplice essere accolti o anche semplicemente
trovare consenso, trovare anche semplicemente la possibilità di un dialogo con le istituzioni. Se non ci sono puntualizzazioni da parte di Paolo, da parte di Tommaso, che io ringrazio moltissimo per la disponibilità e per le domande che hanno messo insieme, e da parte di Rita, che magari vuole ancora dare almeno un saluto a noi tutti. Tutto questo, Rita, grazie, ti abbiamo lasciata un po'... No. Io ringrazio anch'io tutti perché il dibattito è stato molto sciolto e molto interessante, anche non ingessato, ecco. Quello che volevo ribadire appunto che il centro Sereno Regis cerca di essere proprio un luogo dove le varie voci della città possono avere ascolto e dove si possa dialogare non con le forme a cui siamo abituati fuori, ma con la possibilità di essere ascoltati, di imparare reciprocamente. Quindi io ringrazio anche tutti quelli che ci ascolteranno e sono presenti su Facebook e alla prossima iniziativa del Sereno Regis. E dato che tutti viviamo in Torino, ci diamo un appuntamento, non sappiamo dove, in piazza o speriamo a qualche festa, possibilmente. Grazie Guido, grazie Tommaso, grazie Paolo e grazie Rita. Grazie a tutti voi e spero di vedervi, magari anche nei dibattiti che ho detto, no, dell'Unione Culturale, vi farò avere invito. E magari in piazza sabato riusciremo a vederci, chi lo sa. Speriamo. Va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti.